solo perché era anche docente ed aveva studiato e insegnato diritto pubblico e costituzionale, né che gli intellettualucoli lo riducano a intellettualucolo come loro, perché davvero era oltre che un gigante del pensiero rispetto a loro e superiore a tanti altri, viveva e interpretava la sua funzione e tutta la sua vita in modo esattamente opposto ai cosiddetti intellettuali e di come sono intesi e percepiti dai lavoratori del mondo. Dalbergo non osservava la realtà da dietro una scrivania, non saliva sugli spalti ad osservare una realtà distorta a causa del punto di vista dall'alto. Lui stava in basso, nel sociale territoriale, termine che non si stancava di ripetere da quando l'ho conosciuto in tutti i 36 anni in cui abbiamo lavorato lontano. Il territoriale sociale, che era il suo luogo di vita, di lotta e di studio, così come lo è per il soggetto sociale generale, cioè per la classe operaia, per i lavoratori del movimento operaio, in cui è immersa fino al collo, ogni ora e ogni giorno. Sì che il sociale territoriale era anche il luogo da cui prendeva via la sua analisi e la sua riflessione teorica. Mai una riflessione astratta e fine a se stessa, mai finalizzata alla conquista di una qualche notorietà, che se avesse voluto seguire le strade solite dell'intellettuale, del giurista, l'avrebbe con facilità ottenuta sovrastando tutti. Proprio dei giuristi negli ultimi giorni di lotta contro la malattia, condotto sempre nella più piena lucidità, lo straordinario acume e produttività intellettuale, proprio della sua immensa cultura e immensa esperienza sociale di massa, mi diceva, a proposito dei giuristi, sono degli analfabeti, perché rincorrono il principio del ricorso e di attendere le sentenze. Credono che il diritto sia sanzione e invece è potere, e senza sapere che anche la Corte Costituzionale, diversamente dalla Cassazione, e guarda caso il giorno dopo il nostro articolo sul Manifesto c'era un intervento di un cassazionista che riprendeva persino nel titolo il vero significato dell'articolo 18 che aveva cercato di focalizzare in quell'articolo. Dice persino la Corte Costituzionale, diversamente dalla Cassazione, è politica anch'essa e annulla in realtà l'autonomia della giurisdizione, tanto che non riescono a trovare la soluzione politica per i giudici da eleggere il Parlamento, col rischio, diceva allora, che era ancora peggio di Violante, passi un Barbera o un Ceccanti. Questo per sottolineare come quei giorni, due mesi che non riuscivano a eleggere un giudice costituzionale, per dimostrare più politico di così il fatto che siano lì che debbano lavorare così come fanno col Presidente della Repubblica, con sotterfugi, inganni, compravendite, eccetera, di voti, eccetera, no? È la dimostrazione che la giurisdizione è limitata o addirittura sottoposto alla politica. Salvatore la realtà invece preferiva viverla, immergendosi nel sociale fianco a fianco dei lavoratori del movimento democratico e sociale, nel territorio sociale. Così polemizzò duramente, ad esempio, contro l'elezione diretta dei sindaci, anche con Novelli, che in conferenza qui a Varese, nel 2001, venne a dirsi di essere favorevole, pensate, Novelli, non l'ultimo arrivato, sindaco, uno dei sindaci più prestigiosi, sindaco di Torino, senza dubbio migliore di quelli che sono venuti dopo, perché ci sono adesso, vabbè. Venne a dirci, Novelli, di essere favorevole all'elezione diretta del sindaco, perché il comune è come un'azienda. A cosa ha fatto il sorgere da me, io e altri compagni, no? Cioè, praticamente affermando una cosa 20 anni fa, simile a quella di Lorenzi di oggi, che definisce il partito una ditta. L'ente locale territoriale, al contrario, è l'unico luogo esclusivamente sociale, essendo ogni altro luogo solo una strada.
situazione puramente terminologica, come appunto il cosiddetto nazionale. Per quello che dicevo prima, cioè la gente vive e lavora non per aria nel nazionale, ma per terra nel territorio sociale. Da lì, risalendo poi sempre alla questione generale del potere, tant'è che anche noi, quando discutevamo nel Consiglio Comunale, di cui facevamo parte, se si parlava di un tombino, gli altri si incazzavano perché noi al tombino collegavamo sempre la questione del potere in generale. Perché anche il tombino, il problema del tombino è un problema politico che dipende e ha una forma di rapporto con la questione del potere di governo, di Stato, eccetera, eccetera. Quindi è un'ideologica astrazione definire un interesse nazionale separato e persino contrapposto a quello territoriale e sociale. Guardate che oggi si sta parlando di questo, il fascismo parlava di questo, e oggi si parla di partito nazionale. Quindi interesse nazionale appellato e contenuto appunto nella Carta del Lavoro fascista del 27, che si rivaluta oggi con l'attacco all'articolo 18, con terminologia appunto nazionale, di Stato, di partito nazionale, che mutatis mutandis è la stessa a cui si appellava il mussolinismo per sostenere la superiorità di tale interesse rispetto alla differenza dei contrasti di classe, cioè l'interesse nazionale è superiore agli interessi dei contrasti di classe. Questo è tradizionale proprio del fascismo e del nazismo. Quindi questo interesse nazionale diventa uno strumento dell'interclassismo, base e forma dell'autoritarismo e del governare decretando. E in più, nell'interesse nazionale c'è una legge delega che D'Alberto considerava peggio di un decreto. Quindi si è fatta una legge delega per l'articolo 18, ma una legge delega è molto peggiore di un decreto, perché è l'autoesproprio del Parlamento, un Parlamento che si autoesproprio del proprio. È come l'autocensura, che è molto peggiore della censura, no? Cioè, qui ci si autoespropria, rinuncio ai miei poteri, e che poi oltretutto vengono applicati nel governo con decreto. Quindi in tal modo, con un interesse nazionale prono al nazionale sovranazionale di altri, si vuole e ci si prepara a veleggiare verso la seconda Carta del Lavoro fascista del 1927, che viene rivalutata con l'intento di riscrivere lo Statuto dei lavoratori, come enunciato col solito estremismo ideologico dal capo di governo attuale, che prepara il secondo regime del capo di governo della storia d'Italia, ovvero saccheggiando la democrazia anche nella sua forma minima dell'eleggibilità delle assemblee, il sistema sociale e non solo quello politico nato dalla Resistenza. Avete presente che le province non sono state abolite, è stata abolita l'elezione delle assemblee delle province. Questo è legato proprio a questo concetto di saccheggio della democrazia in nome di un superiore interesse nazionale, che poi è subordinato però all'interesse nazionale degli altri paesi. Quindi, abolendo strumenti vincolanti, abolendo strumenti vincolanti volti a fronteggiare il dispotismo delle imprese ansiose di decidere in via esclusiva sulla vita dei lavoratori, nonostante l'articolo 1 e l'articolo 4 della Costituzione, che qualificano la Repubblica in nome del lavoro, intendendo così dare, oltre che con la pubblicizzazione del privato, nuovo rilievo al codice civile che ha preceduto la Costituzione, sottolineando l'ordinamento corporativo fascista in cui e in base al quale il lavoro dipendente deve collaborare col padronato
in nome del superiore interesse nazionale. E questo è il senso delle parole della bozza completata dall'albergo e che ora è nelle mani di questi firmatari, questo è il contenuto, il senso della bozza di questo documento sottoscritto, a cui dobbiamo aggiungere anche altre firme, non c'è la sua. E delle parole che ora è, dopo aver concordato, questo documento è stato scritto dopo che io al mattino avevo concordato con Cremaschi la sua disponibilità, poi con Agostino, a rilanciare i contenuti della vera significato dell'articolo 18 che avevamo messo nell'articolo del manifesto. Alla sera alle 7 gli telefono e gli ho detto, gli riferisco che sono d'accordo, Cremaschi d'accordo, di rilanciare, di raccogliere le firme. Quindi per la prima volta, 2 anni fa, avevamo lanciato la sua presa in considerazione. Questa volta, per la prima volta, i contenuti veri dell'articolo 18 venivano assunti anche da per poi rilanciarlo con una serie di firme che tra l'altro sono molto prestigiose e tra cui ci sono anche gli allievi ed eredi della cattedra di Bobbio di Torino, cosa molto significativa, che è giunto persino a affermare: sì, io sono l'erede di Bobbio, ma io sono gramsciano. Questa è una grande dichiarazione intellettuale che ci ha tenuto persino 2 volte a firmare, perché ha detto: ma io